Dunque, io ho cominciato a fare il navigatore negli anni 70 e quel decennio è stato il decennio in cui ho fatto la mia attività nei rally. Ho avuto la fortuna quindi di assistere a crescere, allo svilupparsi, al boom della specialità dei rally che è cominciata in sordina alla fine degli anni 60 ed è diventata un fenomeno quasi sociale negli anni 80. Inizialmente il nostro gruppetto di amici eravamo tutti minorenni, non avevamo la patente, eccetera, frequentavamo un circolo del tennis, il Lacunese Tennis, ed erano tutti appassionati di motorini, moto e auto. Abbiamo cominciato con i motorini ad andare a vedere le uniche gare che in zona si potevano vedere, ed era una Ruota d'Oro, che è una gara chiamata di regolarità, ma che in realtà era un rally massacrante a tutti gli effetti. Siamo andati a vedere il Rally dei Fiori, che era un rally già famoso, che poi è diventato il Rally di Sanremo. E di lì man mano abbiamo cominciato a coltivare una passione per questo tipo di specialità che assomigliava molto a quello che piaceva anche a noi, cioè motorini, motocross, queste cose qui. E di lì questo gruppetto di amici ha sviluppato la passione e poi alcuni di questi, ma comunque non pochi, hanno avuto la possibilità nel corso degli anni poi di correre nella specialità, perché effettivamente c'era la possibilità di, con mezzi limitati, comunque di poter partecipare. Indubbiamente contribuì molto a sviluppare la passione, l'interesse, eccetera, anche una rivalità che nacque tra le due scuderie che si dividevano i tifosi di rally nella zona di Cuneo, ed erano la Norwest e la scuderia Veltro. Io facevo parte della scuderia Veltro, altri invece facevano parte della scuderia Norwest. C'è stato anche degli scambi, come fosse il mercato dei calciatori, roba di questo genere. Ovviamente tutto all'insegna dello sfottò, della rivalità, del derby, no? Quando c'era la gara di casa ci piaceva essere quelli che arrivavano davanti agli altri e sovente, io se lo dico da uomo di parte, eravamo noi quelli che eravamo davanti. Questa è stata la molla che ha fatto diventare divertente e anche popolarissimo lo sport. Nel frattempo le macchine da rally cominciavano a diffondersi, perché io quando ho cominciato a interessarmi della specialità, devo dire, macchine da corsa a Cuneo, credo che non ce ne fosse neanche una, forse c'erano giusto i fratelli Bollati che avevano qualcosa tipo la Bar 850, la Bar 1000, addirittura no, 850, la Bar 1000, che usavano anche per fare i rally, ma altrimenti tutti usavano le macchine di tutti i giorni, la Lancia Flavia del notaio Bollati, la Fulvio 850 di Roberto Lupoli, di Adolfo Corazza, cioè macchine da corsa vere e proprie non ce n'era. Forse la prima vera macchina da corsa che è arrivata a Cuneo è stata quella di Ferdinando Montaldo, una HF Gruppo 4, che era stata preparata da un concessionario di Pavia, che era dell'orbita della Lancia, il concessionario Arrigoni, e che Nando comprò alla fine degli anni, dalla fine del 71, per poi partecipare nel 72 alle prime gare. E quindi vedi che abbiamo il numero 100, nonostante sia un HF, un numero 100, quindi pensa quanta gente c'era che correva a queste gare. Quella veramente, quando arrivò a Cuneo, era forse la prima Gruppo 4. Con questo tipo di rivalità, ovviamente tutti ci tenevano a partecipare. Arrivavamo alle gare tipo la Ruota d'Oro del 72 o del 71, del 73, dove c'erano 15-20 equipaggi per ognuna delle due scuderie che partecipavano. Ovviamente prese in giro, io ricordo sempre a un controllo orario della Ruota del 71, Bruno Quarti, che correva per la Norwest, che si avvicinò, e vedendo la nostra pubblicità, avevamo uno sponsor che era la Merendine Barzetti, ci prese in giro, ci chiese se avevamo delle merendine da vendere o roba di questo genere. Era tutta una presa in giro così benevola, ovviamente. Nel frattempo si andava in giro, si cominciava a frequentare l'ambiente dei rally. Noi abbiamo cominciato, per esempio, con una anche botta di fortuna, a entrare nel giro della Lancia tramite una situazione che abbiamo vissuto straordinariamente. Nel 71 siamo andati a vedere, Ferdinando e io, il Rally di Monte Carlo, e ci siamo aggregati per una serie di circostanze l'assistenza Lancia per capire dove andavano, ci siamo messi dietro a seguirli. Questi si sono persi, non sapevamo più dove potevano venirne fuori, noi li abbiamo aiutati a ritrovare la strada, siamo riusciti a arrivare a portare questo furgone che si era smarrito nel sud della Francia, portarlo in tempo all'assistenza di Saint-Jean-Royans. Come diciamo ringraziamento,
gli uomini della Lancia, mi ricordo c'era Cesare Fiorio, c'era Dante Salvai, c'era un po' di gente, di quelli che erano i famosi dell'epoca, c'era Gino Gotta, c'era questa gente qui, permisero a Ferdinando di provare il muletto di Lampinen che loro usavano per gli spostamenti da un'assistenza all'altra. Immaginarsi la nostra gioia di salire su una macchina ufficiale della Lancia, fare poi 2 o 3 chilometri, quello che abbiamo poi fatto sono stati quelli, però con le gomme super chiodate, con tutte queste cose, ci sembrava di toccare il cielo con un dito. E sono convinto che quando l'abbiamo raccontato ai nostri amici a casa nessuno ci credeva, perché era talmente inimmaginabile. Questo però ci ha fatto conoscere l'ambiente e quindi abbiamo vissuto anche degli anni da, diciamo, affiancati al giro buono, senza mai riuscire a entrarci, però insomma annusando quell'aria che era poi quello che ci piaceva tantissimo. E questo qui era il classico assetto per le trasferte non vicine, 125 Special 1006, che era traino del carrello e muletto per le ricognizioni, e macchina da gara. In questo caso ho avuto le serigrafie sono quelle dell'Elba del 77, che finì dopo poco per la speciale, bisognava rompere una ruota, era una gara che non era tanto adatta alla Stratos, come se non preparata per quel tipo di starrati. In questa fase ancora pionieristica dei rally era anche ridicolo assistere a delle scene di questo tipo. La stampa locale, la pagina locale della stampa che si vantava che alla gara di Cuneo a Ruota d'Oro partecipavano parecchie macchine targate Napoli con piloti che arrivavano da lontano. In realtà erano macchine della Hertz che all'epoca immatricolava le macchine a Napoli e che quindi erano noleggiate da gente di qui, della zona. Magari facevano anche dei lavori sopra, mettevano cofano nero, mettevano la striscia gialla, mettevano paracoppa. Qualcuno addirittura trapiantava motore cambio e correva con un motore cambio da corsa su una macchina di serie, che era una macchina di affitto. Parliamo di 125, 124 con le macchine delle Fiat. E quindi questo era già una cosa che faceva ridere. Poi c'erano anche delle scene molto, molto più audaci, perché io ricordo per esempio Pippo De Stefano, che è un pilota di Cuneo, uno dei più bravi che c'è stato nella nostra zona, che un anno alla fine della Ruota d'Oro mi fece provare la sua macchina di affitto regolosamente, e la macchina praticamente non riusciva ad andare dritta, ma neanche se uno mollava il volante faceva un tornante, in poche parole, e dovette pagare un risarcimento alla Hertz superiore al valore commerciale della macchina, di sicuro, talmente ne aveva di quei danni. Era arrivato 12esimo con una macchina d'affitto, e quindi 12esimo assoluto non è un risultato da niente. Su macchine, con queste macchine e su strade massacranti come erano le strade sterrate della nostra zona dell'epoca. Quindi questa è stata la fase pionieristica, no? Un po' così. Poi è chiaro che man mano il livello si è alzato, la competitività si è alzata, per fare i risultati bisogna avere delle macchine apposta. Cominciava la gente ad avere le macchine apposta per i rally, mentre quando io ho cominciato macchine da corsa non ce n'erano. Negli anni 70, 72, 73 invece si cominciavano a vedere delle macchine e la gente si girava a vederle, perché le macchine da corsa attiravano l'occhio, erano una cosa interessante da vedere. C'era la preparazione, il rumore dei tromboncini d'aspirazione, tutte queste cose qui. Quindi le macchine cominciano a crescere di livello. Lo stesso Ferdinando Montaldo, con cui ho corso, partito da una macchina onesta, un gruppo 4 onesto, come era quello che dicevo prima, preparato dalla concessionaria Arrigoni, poi finire al top della Lancia Fulvia, che era la macchina preparata da Bosato per un pilota novarese, un presidente della scuderia Tregazzelle di Novara, che si chiama Gianni Bossetti, una macchina con l'iniezione, col doppio ammortizzatore, la più bella Fulvia probabilmente mai costruita al mondo. Questa macchina ci permise di vincere delle gare e di correre, anche se ormai in condizioni di un po' di inferiorità come potenza, perché nel frattempo l'evoluzione aveva cominciato delle macchine a portare macchine a 200-220 cavalli, mentre invece questa qui era limitata a 160, però era talmente una macchina fatta bene che permetteva di combattere con gli altri un po' più dotati in questo senso. E poi arrivò la Stratos nel 75, quando eravamo in lotta per il campionato italiano, per il Trofeo delle Nazionali per l'esattezza, e questa macchina fu veramente il top. All'inizio anche lì una macchina onesta, nel senso non preparata, esasperata, ma piuttosto di serie, con alcuni accorgimenti da corsa, e poi è evoluta
con un motore ex reparto corse, eccetera, la macchina andava veramente in maniera entusiasmante. Io le sensazioni più belle che ricordo nel giro dei rally, dove metterò l'abbino a questo periodo. La macchina, la Stratos è una macchina che commuove ancora adesso e che attira l'attenzione della gente. Fra l'altro l'esemplare che aveva avuto Montaldo e poi è stato restaurato e gira nella configurazione, diciamo, scenica di quando noi abbiamo partecipato alla della Costa Smeralda, con gli stessi numeri, con gli stessi nomi sulle portiere, con il mio stesso nome sul sedile. Quindi è un piccolo cimelio per me di quel periodo veramente irripetibile. Allora, qui ci sono alcuni cimeli della carriera di Ferdinando. Questa è la Coppa del vincitore della Riva Val d'Aosta, forse la gara più importante che abbiamo vinto. Questa è la scheda di omologazione, la fiche di omologazione della Fulvia, quella che si bisognava esibire alle verifiche. Questo è il premio che nel 73 ci dette la Lancia per aver vinto il campionato esordienti. Questa è una foto della Stratos restaurata che è passata qui da noi alcuni anni fa, il proprietario è passato a farcela vedere. Questo invece è il libro che un giapponese ha scritto su Ferdinando Montaldo, che è il suo idolo, non so se si vede, ma i giapponesi amano Nando. Questo è il premio che vinse Dario Cerrato a un re di Limone, che ci lasciò in campo, così come ricordo, per l'ospitalità che gli abbiamo concesso nei nostri locali. La macchina restaurata nella versione Costa Smeralda del 1979, un po' di modellini, Lancia Stratos, eccetera. Beh, se parliamo del mio ruolo del copilota, indubbiamente va sottolineato che quello che facevamo noi copiloti in quegli anni lì era tutto diverso da quello che viene fatto oggi dai copiloti. All'epoca si cominciava dallo stendere un percorso su un roadbook che le organizzazioni non fornivano, quindi dovevi trovarti la strada con le cartine, con quello che ti dava l'organizzazione di materiale, ma dovevi comunque andarti a cercare la strada. Poi dovevi curare il parco, le zone di assistenza, dove mettere la tua assistenza, perché non c'erano i parchi fissi, ma ognuno metteva l'assistenza dove voleva, e questo era un compito del copilota. Poi bisognava ricordarsi la strada, avendola magari vista una volta sola, quindi attenzione massima a tutti i bivi, non potevi mai rilassarti. C'erano delle gare addirittura all'epoca in cui si, tra virgolette, rubava sulle distanze, in cui bisognava avere le note su tutto il percorso, quindi uno praticamente durante tutta la gara doveva leggere il percorso al pilota, perché per rispettare i tempi anche dei controlli orari, quindi dei soli trasferimenti, era necessario. A me è capitato a un rally di Cremona di correre tutta la notte, tolto un paio di trasferimenti che erano, diciamo, lasciati larghi come tempo, sempre con le note, al punto che sono arrivato a un CO e ho sbagliato a timbrare di un minuto, perché arrivando di corsa, smesso di leggere le note, ho sbagliato a fare un conto e ho rischiato di pagare, per fortuna, poco. Siamo arrivati comunque terzi assoluti, quindi non ha inciso sul risultato, però intanto ho sbagliato a fare un conto. Questa era la situazione di quegli anni. Oggi, indubbiamente, un copilota ha un compito molto più limitato. I piloti hanno fatto le pro speciali, le hanno fatte già 10.000 volte, le sanno a memoria. La nota è un richiamo alla difficoltà specifica, ma non è di per sé che gli ricorda il pilota qualcosa, perché il pilota lo ricorda a memoria. Chi ha fatto Rally di Sanremo 20 anni, le prove sono sempre quelle, non c'è bisogno di uno che gliele ripeta curva per curva. Questo. Ovviamente, avendo corso un centinaio di rally, momenti belli ce ne sono stati tanti, perché comunque qualche risultato è stato fatto, e devo dire, ho due episodi più belli che ricordo. Uno è legato a questa foto ed è l'arrivo della prima ruota d'oro che abbiamo corso. Siamo arrivati ai quarti assoluti, quindi devo dire per noi è un grandissimo risultato, e questa foto mi ricorda bellissimi momenti, anche perché ci sono persone a me care che purtroppo non ci sono più, come Nini Grasso, Silvio Morero, che erano i dirigenti dell'Automobile Club di Cuneo, che tutto sommato ci volevano bene. Poi vedete, ci siamo noi, e poi c'è Pippo De Stefano qui di spalle, quindi c'è un piccolo riassunto del realismo cuneese. E poi certo la cosa che più mi è rimasta impressa è quando abbiamo vinto la prima gara, il primo successo assoluto, quello proprio mi è rimasto, devo dire, mi sono messo a piangere perché sono un cretino, però la soddisfazione, l'emozione di dire abbiamo vinto una gara, ci sembrava veramente di toccare il cielo con un dito. È stato un momento bello.
momenti brutti anche tanti, perché ci siamo anche ritirati, ho avuto incidenti, eccetera. Devo dire, noi grossi pericoli non abbiamo mai corso, si correva a delle velocità più limitate. Ci preoccupava correre con la Stratos quando c'era nebbia, noi abbiamo fatto le finali del TRN del 75 nell'autunno, quindi nell'inverno, ci siamo trovati a correre su strade non tanto conosciute, perché ovviamente erano lontani da casa, e soprattutto con la nebbia la Stratos faceva paura, anche una ruota d'oro correndo nella nebbia abbiamo perso il secondo posto assoluto nelle ultime due prove speciali, perché proprio non si vedeva niente ed era visto che si camminava già a una certa velocità, abbastanza preoccupante. Di episodi tristissimi ce n'è qualcuno, ma non vorrei dire uno più degli altri. Certo, abbiamo perso degli amici, non per incidenti sempre di gara, ma anche per incidenti extragara, dei coetanei, gente di questo genere. Quel periodo lì è stato brutto. L'incidente forse che ricordo con più terrore, no? Perché effettivamente ci siamo spaventati, io mi sono spaventato molto. È stato quando a un trabuchi siamo partiti non a posto con le gomme, non avevamo messo le gomme da pioggia, mentre invece la pioggia era aumentata di intensità dalla partenza alla prima prova speciale, e in più c'era nebbia e io ho perso le note nella nebbia, non sono riuscito a stare dietro le note, siamo volati fuori convinti di essere una curva veloce mentre c'era un tornante. La macchina rotolata in una scarpata e io ho la sensazione di essere rimasto bloccato dentro, mentre sentivo dei rumori sinistri tipo fiamme, che invece c'erano ovviamente, e quindi mi sono catapultato fuori a una velocità della luce, convinto appunto di dovermi salvare, invece non c'era niente, nessun pericolo, tutto tranquillo e sotto controllo, ma era quello che faceva un pelino paura, di una macchina in cui l'accesso e l'uscita non erano proprio le più facili. Poi c'era stato l'incidente di Garzoglio con la Stratos, che ha portato a conseguenze estreme per lui. Qualcosa influenzava la nostra sensazione in questo senso. Allora, io sono Claudio Pozzi, ho fatto il navigatore dal 72 all'82, che sono per me gli anni più belli del realismo, gli anni d'oro cosiddetti. Thank you.